Ti benedico, o Padre, e insieme a questi figli oggi ti ringrazio per averci donato il sacro cuore di tuo Figlio, per avercelo fatto conoscere e amare, perché qui lo hai fatto nuovamente scendere dal cielo per farlo dimorare nel cuore di una fanciulla che lo ha amato come lo ha amato tua madre. Grazie, Padre, per farci comprendere il bambino Gesù, non più il mistero del bambino Gesù, ma un cuore vivo, vero, che dona la vita e la dona in abbondanza a tutti coloro che, aprendo il cuore a te, Padre Santo, vogliono vivere l'eterna vita. Grazie, Padre. Questo oggi da questa Chiesa si alza al cielo, un ringraziamento vivo e santo al Padre, buono e santo, misericordioso e giusto. E questa Chiesa, per onorare il Padre, vuole onorare il cuore del Figlio, istituendo nel giorno del Signore la festa del Sacratissimo Cuore, per riportare al centro questa festa, per riportare al centro la devozione al cuore di Gesù, Sacratissimo Cuore di Gesù, una festa antica che oggi rinnoviamo per farla rivivere a tutti coloro che amano il cuore di Gesù e a tutti coloro che amano il cuore di Maria, in un unico intreccio d'amore che vede il cuore di Gesù unito al cuore di Maria. Cuore di Gesù, unica nostra speranza. Cuore di Maria, unico nostro rifugio. O Gesù, io ti amo con il cuore di Maria, tua madre. Ti consolo con il cuore della tua diletta madre. Scolpitele a fuoco queste parole, questa preghiera di consacrazione nel vostro cuore. Una preghiera che Dio Padre Onnipotente, per il tramite del suo arcangelo, dei suoi arcangeli, ha rivelato al cuore di questa fanciulla, Maria Giuseppina Norcia, che non ha tenuto per sé questa rivelazione, ma l'ha voluta donare a tutti coloro che, giungendo in questa terra d'amore, mettendo piede e aprendo il cuore, hanno accolto questa preghiera di consacrazione ai cuori sacratissimi di Gesù e di Maria. Chi vuole vivere nel cuore di Cristo, si consacri al suo cuore. Chi vuole trovare una casa dove Dio ha posto la sua tenda, si consacri a Maria Nuova Gerusalemme per potervi dimorare in eterno. Ecco che il cuore di Gesù, che tanti conoscono come trafitto, coronato di spine, ora, sempre di più, sarà visto e amato per il suo fuoco d'amore, per i suoi raggi che irradieranno questa terra, che sarà fatta nuova e sarà rinnovata, purificata nell'amore dello Spirito Santo, che donerà a tutti quel raggio di luce che è spirito e vita, acqua e sangue, divinità e umanità rinnovata nel sacrificio del Figlio di Dio, affinché ad essere trafitto non sarà più il cuore del Figlio e il cuore dei figli, ma sarà il mondo che lo ha rinnegato e che lo ha scartato. Voi che volete essere ristorati dall'amore che sgorga dal cuore del Figlio, venite qui, dove troverete la madre ad attendervi.
una madre buona e tenera, che con il suo balsamo d'amore lenirà le ferite di tutti coloro che vorranno misericordia, che chiederanno misericordia, venendo in questa terra d'amore, centro dell'infinita misericordia di Dio, giungendo in questo santuario dedicato alla misericordia di Dio, troveranno il Padre che abbraccerà ogni figlio desideroso di poter ricevere quell'abbraccio d'amore. Chi aprirà il cuore a Dio e al suo infinito amore dimorerà nel suo sacratissimo cuore di uomo Dio. Chi vuole conoscere l'essenza di Dio deve comprendere il suo essere uomo, un uomo cresciuto e vissuto in una dimora santa, la dimora di Giuseppe e di Maria. Un bambino, Dio, che si è nutrito dell'amore della mamma e del papà, una mamma santa, un papà santo, che si sono donati amore con lo sguardo, con le parole, con i gesti, affinché quel bimbo, sì divino, potesse anche umanamente crescere nell'amore del padre e della madre. Di questo hanno bisogno i giovani di oggi, di crescere in una casa d'amore. Sentitevi responsabili di fronte a questi giovani che hanno bisogno di esempio santo, che hanno bisogno di amore. Amore. Infinito e totale amore. E voi, amati giovani, siate per far essere tutti in Gesù e in Maria. Rifugiatevi nel cuore di Gesù. Unitevi al cuore di Maria, vostra casa, vostra dimora, per poter incarnare le virtù dell'obbedienza, della purezza e dell'umiltà, per poter consolare il cuore di Gesù unendovi al cuore di colei che lo ha amato tanto, tanto, tanto. Ecco l'esempio di questa fanciulla che ha accolto il sacratissimo cuore di Gesù sceso bambino. Lo ha accolto nel suo cuore puro, da cuore a cuore. E il cuore sacratissimo di Gesù, da quel giorno, ancor di più, si è rifugiato nel suo cuoricino. Una fanciulla dal cuore puro, che lo ha amato come lo ha amato sua madre. Questo è ciò che Gesù le ha rivelato. E questa è una verità di fede che noi vogliamo vivere e incarnare nella totalità. Ti ho dato mio figlio, donami il suo amore. Il suo è l'amore di un Dio, sublime e perfetto. Uniamoci al suo cuore per poter vivere nell'essenza e nella sostanza la festa del Sacro Cuore di Gesù, che vuole essere amato e consolato non tanto o solo con le parole, ma con l'esempio di vita. Siate, nuovamente ripeto, siate per poter portare frutto. A questa madre chiesa non importa l'apparenza. Chi vuole vivere di apparenza qui non si sentirà mai a casa. Chi invece, nell'umiltà profonda, vuole essere sostanza qui,
avrà trovato la propria casa per potervi dimorare in eterno. Innestato nel cuore di Cristo, Salvatore, e nel cuore di Maria, corredentrice. E così sia.